Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. È arrivata di nuovo la prediction del campionato 2024-2025 di Serie A che inizierà domani, perché questo video lo giro di venerdì 16 agosto. Uscirà sabato 17, però verrà girato venerdì 16 agosto. Perciò, a meno che in queste 24 ore non ci sarà un acquisto rilevante, più o meno le mie idee rimarranno uguali. Ecco. Ovviamente la premessa è che comunque il mercato non è finito, quindi da qui a 2 settimane, perché mancano 2 settimane alla fine del mercato, non so quanto varieranno le squadre e quello purtroppo non si può prevedere. Quindi ho fatto una bozzata, ovviamente, un abbozzo però, per me è il più coerente possibile perché farlo dopo la terza giornata, secondo me, è troppo semplice. Allora, partiamo subito senza perdere troppo tempo. Al 20° posto piazzo una neopromossa, probabilmente la neopromossa più con la rosa, secondo me, di minor prestigio, che è il Venezia di Francesco, che ha fatto grandi cose l'anno scorso a Frosinone, però aveva tanto con cui lavorare rispetto, secondo me, alla rosa che ha attualmente il Venezia, e perché Frosinone, poi ricordiamo, proprio sul fine del mercato prese Reiner, prese Sule, prese tanti altri giocatori che alla fine sono rivelati grandi giocatori. Non vedo il Venezia, soprattutto visto che i suoi protagonisti poi Yampalo, Tesman, che al momento è fuori rosa, non sono propriamente, non hanno fatto un grandissimo inizio di stagione, non sono, diciamo, abbastanza promettenti riguardo questo, però il mercato c'è ancora, quindi potranno migliorare, ma al momento la vedo all'ultima posizione. Al 19° posto piazzo Lempoli che si è rinforzato, soprattutto in attacco. Però, diciamo, già l'anno scorso ha rischiato tanto, perché secondo me era una delle rose peggiori, anche se alla fine si è riuscito a salvare, ma proprio sul rotto della cuffia, che se la Roma non fa quel regalo, l'Empoli quest'anno gioca la Serie B. Diciamo, migliorata offensivamente, probabilmente sì, però comunque a livello di rosa complessiva ha perso Caprile, non la vedo come questa grandissima rosa. Ha perso Nicola, perché la salvezza dell'anno scorso è grazie a Nicola. Quindi non ci sarà lui, mi pare Zanetti l'allenatore, oddio non mi ricordo l'allenatore dell'Empoli attualmente chi è, però non la vedo come una rosa promettente per potersi candidare alla salvezza, ecco. Nonostante abbia Sebastiano Esposito, Colombo e altri giocatori che comunque hanno fatto, sono giovani e promettenti, ecco. 18° posto, piazzo un'altra neopromossa perché tanti secondo me la sopravvalutano per la storicità di questa società e soprattutto per la bellissima stagione che ha fatto l'anno scorso, ma anche il Frosinone 2 anni fa stravinse la Serie B. E sto parlando proprio del Parma, perché il Parma l'anno scorso vince la Serie B con merito, ha una bella rosa secondo me, non, rispetto alle due precedenti che ho elencato, una buona rosa. Però secondo me non sono pronti i giocatori perché Miaila, Dennis Mann, questi qua che dovrebbero essere i più promettenti, già hanno giocato in Serie A, per carità, qualche anno di maturità l'hanno sicuramente acquisito. Però veramente secondo me bisogna stare cauti col Parma perché comunque è vero che hanno comprato Anquist, sembra anche Cancellieri, qualcuno di livello è arrivato, Bernabé è un gran bel giocatore, però diciamo che è un pochino non amalgamata secondo me bene per la Serie A, quindi la vedo al 18° posto, poi io probabile sbaglierò, perché se tanti la piazzano sopra il 14° o 15° posto, probabilmente sbaglio io, però non la vedo questa super rosa che tanti vedono che si possa salvare tranquillamente. Poi credo che comunque dal 13° posto in sotto più o meno se la giocano a punti, cioè nel senso veramente stiamo parlando di 4-5 punti di distanza tra tutte quante, tra il 13esimo, il 18esimo, 19esimo posto, quindi è anche difficile riuscire a prevedere proprio la posizione esatta perché magari stanno tutte là. Quindi il Parma, 18esimo, a concludere il terzetto di retrocessione. Poco sopra la salvezza, piazza una squadra che secondo me tutti invece sottovalutano, perché tutti la danno come con un mercato scarso, che ha cambiato tantissimo. Io la vedo come una rosa, sì, anche io in questo modo qui. Solo che lo pensavo anche a gennaio, questa cosa qua. Sto parlando del Verona. E la pensavo anche a gennaio, quando hanno cambiato tutti quei giocatori. Ma alla fine si sono rivelati dei giocatori che sono andati a giocare alla Lazio, anche in altre squadre comunque di
di livello alto. Suslov non si pensava a quel rendimento. Duda si è confermato un centrocampista di sostanza. Tanti cambiamenti, però io la vedo sempre che come all'ultimo riescono sempre a uscire fuori, ecco, perché Verona comunque è un campo da giocare che non è facilissimo. Per tante squadre l'anno scorso hanno faticato a Verona. E in generale è una rosa che comunque può far bene. È vero che l'anno scorso aveva Baroni, che sicuramente ha gran parte del merito della salvezza del Verona, però potrebbe sorprendere. Secondo me molti l'hanno messa in zona retrocessione. Io la metto poco sopra, al 17° posto. Al 16° metto il Cagliari, per una semplice motivazione. Come l'anno scorso l'ho messo un po' più in alto per Ranieri, quest'anno lo metto un po' più in alto per Nicola. Nicola, a parte con la Salernitana, ha sempre centrato le salvezze. E un anno con la Salernitana ce l'ha fatta, l'anno dopo stava piano piano retrocedendo ed è stato sostituito in corsa. Scusate. Però il Cagliari in linea generale, la rosa l'anno scorso ce l'aveva. Valorizzata sicuramente da Ranieri, perché non era fortissima, però al fattore campo, al fattore Sardegna, secondo me è un fattore importante il Cagliari. Anche perché l'anno in cui retrocedette pensavo che non aveva una rosa da retrocessione, qualcosa in più. Quindi, secondo me, 16° posto perché è meglio del Verona a livello di rosa, però non così tanto sopra a tutte le altre retrocesse. Quindi la candido come una e potrebbe retrocedere, come il Verona, ma secondo me alla fine si salverà. Ecco, in linea generale questa cosa qua. Al 15° posto piazzo il Como. Il Como, che tanto si parla del mercato del Como, che tanto si parla bene di tutto quello che hanno fatto, perché in realtà hanno preso Belotti, hanno preso un campione del mondo che è Varane, hanno preso Moreno che ha tanti anni di esperienza in Europa, hanno preso due portieri di livello come Reina e Audero. Sicuramente è una accozzaglia di giocatori che sembra siano partiti come il Monza di 2 anni fa. Però c'è da dire che sono tanti giocatori veramente a fine carriera, mentre il Monza, appunto, Caprari, Petagna, questi giocatori qua, e comunque Pessina, che erano giocatori di 27, 25, 26, 27 anni, comunque giovani. Qua rischi che prendi i campioni del mondo, ma il problema è che magari te giocano 10 partite e allora lì diventa un problema. E secondo me, infatti, il 15° posto non voglio troppo mettere sopra il Como, perché non credo che farà questo super campionato. Credo che starà lì lì per lottarsi la retrocessione. Alla fine, grazie all'esperienza di Belotti, Cutrone, chi che sia, Baselli anche gioca al Como, Dossena, questi giocatori qua che hanno esperienza, riesca a fare quei punti in più che gli faranno centrare la salvezza con un paio di giornate d'anticipo. Ecco. Poi andiamo a Lecce. Il Lecce 14°, che secondo me ha una rosa che cambia di anno in anno, non si capisce bene il perché. Ha Gotti, che ha un gran valore, perché secondo me è un grande allenatore Gotti, mi è sempre piaciuto, anche se lui probabilmente non vuole mai fare il salto di qualità, tra parentesi, vuole rimanere statico. Anche con l'Udinese, quando faceva allenatore l'Udinese, era un allenatore molto così, va bene, sostituisco perché devo sostituire, ma non è che me va tanto. Quindi lui non ha mai voluto fare l'allenatore in questo senso qua. Però a Lecce l'anno scorso ha dimostrato di sostituire D'Aversa molto bene. Ci sono stati qualche cambiamento forse peggio. Però resta una rosa comunque, secondo me, si può tranquillamente salvare. Al 14° posto, infatti. 13° posto per l'Udinese, che ha sorpreso tutti con un allenatore straniero che nessuno aveva mai sentito in Italia, e con dei giocatori che al momento l'Udinese non è che ha cambiato tantissimo. Ha preso Sanchez, che è un esperto comunque, visto che i problemi in attacco l'anno scorso ce l'hanno avuti, è uno che comunque qualche golletto quando serve te lo fa. E hanno ancora Samardzic, almeno al 16 di agosto, hanno ancora Perez, anche se è arrivata un'offerta dal Porto, ancora al 16 di agosto, Bigiolla è ancora all'Udinese, quindi i pezzi pregiati sono ancora all'Udinese. Quindi Wallace è l'unica cessione, secondo me, importante che hanno fatto, però la vedo ancora proprio per il carattere dell'Udinese, che è una
bella squadra rognosa anche quando aveva squadracce, perché ogni anno tutti parlano dell'Udinese che mette in campo sconosciuti che nessuno ha mai sentito prima, tutti stranieri, però alla fine è una squadra che mette in difficoltà le big, mette in difficoltà le big e se la gioca con quelle a metà classifica, quindi arriva sempre intorno tra la tredicesima e la sedicesima posizione, perciò quest'anno ho confermato i tredicesimi perché secondo me rimarranno su quella linea tonda, però probabilmente sbaglierò qualche posizione, sicuramente, ma in linea generale credo che saranno queste le posizioni. Dodicesimo posto per il Genoa. L'avrei messo undicesimo fino a ieri perché aveva ancora Gudmundsson in rosa, ma hanno trovato l'accordo con la Fiorentina perché sembra che arriverà Pinamonti al Genoa per far andare via sostanzialmente Gudmundsson, anche se Pinamonti praticamente dovrebbe essere sostituto di Retegui. Gudmundsson andrà alla Fiorentina e probabilmente Nico Gonzalez sarà alla Juventus. Ci sarà questa scaletta, diciamo, che porterà vari giocatori a traslare. E con Pinamonti sicuramente Genoa può proporre un calcio non tecnico come aveva con Gudmundsson, ma è un bomber d'area di rigore che secondo me più incisivo è Pinamonti almeno per ora di Retegui, però questo lo vedremo durante quest'anno. Quindi lo piazzo al dodicesimo posto perché perdi tanto comunque tra Gudmundsson e Retegui, perdi veramente, e Martinez anche che è andato all'Inter, perdi tre colonne di questo Genoa che vedremo se Gilardino saprà plasmare bene questi altri, però rimarranno comunque in quella zona lì perché il lavoro che ha fatto Gilardino con il resto della rosa resta quello. All'undicesimo posto il Monza, che in realtà non sono troppo convinto delle sue potenzialità. Volevo metterlo anche più sotto, anche Nesta non mi piace tanto come allenatore, però il livello della rosa è alto rispetto a tutte quelle sotto. E quindi l'ho tenuto lì perché il Monza comunque è una squadra che fino a questo momento è stata in quelle zone lì. Credo che con Nesta scenderà un pochino a livello di punti, però non tanto da scendere di posizioni. Perché secondo me la rosa del Monza comunque è ben plasmata e soprattutto dobbiamo stare attenti agli ultimi giorni di mercato, anche se ha perso Colpani, perché i colpi di Galliani li conosciamo, quindi all'ultimo potrebbe sempre piazzare qualcosa di veramente importante. Però vedremo. Hanno perso Colpani, appunto il miglior giocatore probabilmente del Monza dell'anno scorso, e per il resto variazioni della formazione titolare non ci sono state. Vedremo se Daniel Maldini sarà questo grande giocatore che abbiamo visto nelle ultime giornate dell'anno scorso, anche se francamente non credo, però sarà lui il sostituto di Colpani e vedremo se porterà punti in più al Monza. Al decimo posto il Torino che ormai tutti lo mettiamo sempre al decimo posto perché hanno una rosa che è superiore rispetto a quelle 10 sotto, ma troppo inferiore rispetto alle 9 che ha sopra. E quindi sempre nono, decimo posto è sempre stata quella la dimensione del Torino. Non ho visto passi in avanti in questo senso in questo mercato. Come al solito, non si spreca mai Cairo di fare questo step in più. E quindi rimarrà sempre in quella posizione lì perché più di questo non posso dire. Hanno cambiato allenatore, ma vedo che fa belle cose con Vanoli. Vedremo domani col Milan. Sono molto curioso di vederlo domani col Milan. Che cosa succederà? Che cosa succederà? Perché il Torino ha cambiato poco, però ha cambiato proprio impronta di gioco di testa, secondo me, con Vanoli. Quindi vedremo se questo porterà punti in più o in meno rispetto a Juric. Nono posto per il Bologna, che ovviamente tutti immaginiamo una flessione rispetto al gran campione dell'anno scorso. Hanno perso tanto tra Thiago Motta, Calafiori e Zirkzee, però in linea generale la rosa resta comunque abbastanza completa, anche con acquisti come Miranda, l'attaccante Dallinga che è arrivato, che vedremo se si riconfermerà ai livelli di Zirkzee, e vedremo anche se italiano saprà valorizzare una rosa come il Bologna, come ha fatto quella con la Fiorentina, anche se non è mai arrivato in zona Champions League, e credo che infatti le fatiche dell'Europa e del campionato si faranno sentire per il Bologna e arriverà a un nono posto, che secondo me anche l'anno scorso a livello di rosa era da settimo, ottavo posto, secondo me, il Bologna, però alla fine ha valorizzato tanto ciò che ha fatto, è arrivato giustamente quinto. Quindi per me un nono posto. Ottavo posto per la Lazio. Per la Lazio che non la vedo molto bene, nonostante abbia comprato proprio ieri Dia, è una rosa secondo me da amalgamare. Baroni farà questo step, è un bravo allenatore secondo me, ma per
piazze, diciamo, abbastanza calme. La Lazio, comunque, nonostante sia una delle big con minore rilevanza di tifosi, è comunque una piazza importante, cioè si esige tanto. E nonostante hanno un presidente che ha il braccino corto, gli acquisti ci sono stati tanti cambiamenti, ma hai perso Luis Alberto e Felipe Anderson e l'hai sostituiti comunque con giocatori di Verona e Salernitana. Non è che l'hai sostituiti con giocatori di Porto e non lo so, il West Ham e giocatori di questo tipo qua. L'hai sostituiti con giocatori di Verona e Salernitana, con Castrovilli che è rotto da un anno e mezzo, quindi il valore della rosa lo vedo sceso. Però secondo me questo è un anno di transizione, che un ottavo posto, che servirà poi alla Lazio per fare una grande stagione l'anno dopo ancora. Secondo me andrà così. Quest'anno i tifosi laziali dovranno mettersi l'anima in pace, però per l'anno prossimo, secondo me, potranno fare grandi, grandi cose. Anche se hanno perso pure Immobile, comunque. Cioè, i tre migliori giocatori probabilmente che avevano, l'unico rimasto è Zaccagni. Quindi l'ossatura della Lazio è tutta da riformare. Settimo posto per la Fiorentina. La Fiorentina di Palladino, che secondo me farà molto bene, si riconfermerà al settimo posto, nonostante qualche cambio, probabilmente colpa nel posto di Nico Gonzalez. Vedremo se in attacco Ken farà veramente i gol pesanti, oppure se dovrà subentrare Beltran al suo posto per poter confermarsi. De Gea in porta, un nome internazionale, che vedremo se verrà scalzato da Terracciano oppure se rimarrà lui, anche se appunto Terracciano ha questa fama di scalzare i primi portieri. La vedo difficile con De Gea, però potrebbe accadere. Abbiamo visto altri portieri fallire, nonostante il nome importante. Quindi vedremo. Però la rosa della Fiorentina a me è sempre piaciuta, quindi la piazza al settimo posto, perché le altre sei sopra sono troppo più forti, secondo me, ma la Fiorentina si può riconfermare al settimo posto. Al sesto posto l'Atalanta, e tutti diranno perché questa scelta. Perché l'Atalanta è una squadra in questo momento ha cambiato, andrà via probabilmente anche Koopmeiners, Scamacca che è rotto, due dei giocatori fondamentali della scorsa stagione non ci saranno, sostituiti da Retegui e vedremo chi, perché si parla di O'Reilly, quel giocatore del Celtic. Si parla di altri giocatori, è arrivato anche Zaniolo, però la vedo come una rosa che è stata sostituita con giocatori fragili, cioè fragili fisicamente. Quindi secondo me l'Atalanta accuserà un pochino questa cosa qua e sarà costretta molto spesso a mettere giocatori alla primavera, come ha fatto gli anni passati, che però gli garantiranno quel rendimento per arrivare in Champions League. Quindi la piazza al sesto posto, anche per le fatiche d'Europa, perché secondo me l'Atalanta quest'anno in Europa farà bene e vedremo dove arriverà in campionato, però io la pronostico in sesto posto, vedremo, vedremo. Al quinto posto, Piazzola Roma, nonostante le voci di mercato. Perché Piazzola Roma? Perché comunque è una squadra che nel finale di stagione ha fatto vedere belle cose. De Rossi è un allenatore che è maturato tanto, e questo sarà l'anno, secondo me, della riconferma, perché comunque al quinto posto rispetto alle quattro che ci hanno sopra c'è ancora una differenza di rose. Però piano piano ci arriveranno, piano piano ci arriveranno, e quest'anno può essere quello step in più per avvicinarsi un pochino. Già l'anno scorso magari con Lukaku Dybala lo si pensava, nonostante ci sia stato il fallimento di Mourinho, ma adesso è diciamo un allenatore che propone gioco. E secondo me quando proponi gioco vengono ripagati i tuoi sforzi. È un pensiero che ho io. Nonostante Dybala probabilmente dovrebbe andare via, probabilmente metto sempre l'ipotesi, perché non si sa, non sapremo fino a che non andrà via, se fino all'ultimo giorno di mercato, credo, se ci sarà oppure no. Ma comunque Sule e Dobvik sembra un'idea buona, e secondo me alla fine del mercato sostituiranno quelli di Smalling, Zaleski. Vedo i tifosi della Roma che non sono soddisfatti del mercato, giustamente, però mano a mano metteranno, secondo me, quelle pezze che potranno confermare un quinto posto, che al momento non è Champions, ma l'anno scorso il quinto posto sarebbe stato Champions. Quarto posto per il Napoli di Conte. Il Napoli di Conte che al momento non sembra dare conferme buone, ma sappiamo che il lavoro di Conte si vede col tempo. Poi diciamo che il Napoli, almeno fino a questo momento, non ha rispettato le attese di Conte, a parte per Buongiorno, perché aveva chiesto Lukaku già da un mese e mezzo, ma non è ancora arrivato. Neres dovrebbe arrivare, però anche lì l'aveva chiesto prima. Quindi i giocatori arriveranno e ci metteranno un pochino a ingranare.
Però nel momento in cui ingraneranno, comunque la rosa c'è. La rosa c'è. Secondo me i 75 punti ci possono arrivare, che sono un terzo o quarto posto orientativamente. Quindi il Napoli migliorerà tanto rispetto alla scorsa stagione, perché fare peggio dell'anno scorso era veramente impossibile. Però non è ancora a livello dello scudetto, secondo me. Servirà almeno quest'anno di transizione, ecco. Però già riuscirà ad arrivare in Champions per me, con la rosa comunque come era disastrata, è un buon obiettivo. Terzo posto al momento per la Juventus. Terzo posto al momento per la Juventus, perché la rosa non è completa. Allora, io ero partito già da giugno pensando: ok, io la Juve la metto prima, perché questo è proprio l'anno della riscossa, da come sembra. Perché hanno preso un allenatore che ha un'idea di gioco, perché hanno delle idee chiare. Hanno preso Di Gregorio, hanno preso Thuram, hanno preso. Già sembrava a fine giugno che la rosa stava prendendo i pezzi, Koopmeiners era molto vicino. Alla fine si sono un po' persi per strada in questo mese di luglio, perché gli acquisti non sono arrivati, stanno tardando sul mercato. Hanno fatto questa scelta di mettere fuori rosa tanti giocatori, compreso Chiesa. Scelta secondo me discutibile, facendola così, perché prima devi acquistare se vuoi fare questa cosa qua. E al momento non si capisce bene chi arriverà e chi no. Todibo è sfuggito, ad esempio. Kalulu sta attendendo perché vuole capire. La Juve è un pochino che barcolla, cioè la vedo barcollante in questo mercato. Quindi magari confermerà dei colpi in questi ultimi giorni di mercato, che faranno quello step in più, diciamo, per dare qualche punto in più. Ma al momento io devo valutare la rosa che c'è adesso. E secondo me è una rosa che può competere un terzo posto, non di più, almeno per ora. Questo vedo e questo posso analizzare. Poi, ragazzi, botti di mercato, di fine mercato, purtroppo non posso prevederli. Koopmeiners lo conteggio, sì, magari sì, però manca ancora qualcosa per poter competere per lo scudetto, secondo me. Poi vedremo. Secondo posto, più per superstizione che per pensiero ufficiale, metto l'Inter. Metto l'Inter perché ho visto un gran Milan fino a questo momento, ed è la prima volta che lo dico in tutti questi anni. Io il Milan l'ho sempre sbeffeggiato in questi anni qua, anche quando vinse lo scudetto, perché per me era palesemente inferiore all'Inter, tuttora inferiore all'Inter a livello di rosa. Però non so perché, a parte la superstizione, ho una sensazione strana su questo campionato. Vedo l'Inter troppo adagiata sugli allori, quindi vedremo. Secondo me, proprio per il fatto che siamo più forti, perché anche l'Inter sa di essere la più forte, secondo me. E proprio per questo non so, già domani io ho paura della partita che andrò a vedere. Ho tanta paura, veramente, perché Genoa è un campo complicato. E non, lo step che pensavo facessimo, ok, avevo detto che ci sarebbero stati tre acquisti, ma pensavo che alla fine qualcuno in attacco al posto di Correa Arnautovic ci sarebbe arrivato. Al momento questo cambiamento non sembra esserci, anche da Inzaghi, che ha detto che gli attaccanti dovrebbero essere questi cinque che ci sono attualmente. E quindi non vedo quello step lì, non vedo quello step di mentalità giusta. Quindi la metto seconda, anche se so che è la più forte, perché lo dico, l'Inter è la più forte del campione di Serie A attualmente. Il Milan invece ha fatto un mercato oculato comunque, ci ha messo tanto a carburare, per carità di Dio. Vedremo se i giocatori nuovi rispetteranno le aspettative. A me non piace tanto Emerson Royal. Fofana, dico la verità, non l'ho visto più di tanto, quindi non lo posso giudicare. Morata, secondo me, è un acquisto molto intelligente. E poi sulle fasce sappiamo già chi ha, se Pulisic regge, ha delle grandi ali. E poi il resto della squadra lo conosciamo. Quindi è una squadra, Pavlovic è arrivato dietro, un mastino che secondo me stanno un pochino pompando troppo, però resta un buon difensore, assolutamente. Non dico che l'hanno pagato troppo, è solamente che sembra che, da come è arrivato, sembra essere il nuovo, non lo so, un nuovo marcatore libero più forte del mondo. Però andiamoci piano, ecco, andiamoci piano con questi giudizi. Io reputo il Milan una buona rosa, ho visto il lavoro di Fonseca e mi piace come ha impostato l'idea di gioco. E vedremo se rispetterà le aspettative, questo mie almeno, perché i milanisti secondo me partono con calma, cioè secondo me partono con pensiero, ci giochiamo lo scudetto e vediamo alla fine come va. Però non partono con dobbiamo vincere lo scudetto con un nuovo allenatore e con tanti cambiamenti. Quindi vedremo, vedremo questo campionato, domani si comincia. E niente, ditemi la vostra se volete nei commenti, lasciate un mi piace come volete. Un saluto da Winterfest e buon campionato a tutti.